Mi chiamo Arianna Menardi e sono un'assinista di ricerca del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova. Oggi vorrei parlarvi di quella che è la mia passione e lo scopo della mia ricerca, che fondamentalmente cerca di rispondere a una domanda, ovvero, è possibile stimolare il cervello per trattarlo? Ecco, partiamo con il dire che ognuno di noi è unico e in funzione di questa unicità ha pensieri altrettanto unici. In questo momento qualcuno di voi starà pensando al proprio cane a casa. Non starà pensando a nulla, starà pensando a qualcosa di ancora più complesso rispetto a quello di cui vi sto per parlare. E qualcuno, semplicemente, mi auguro, mi starà ascoltando. Ma quello che permette al vostro pensiero di essere così unico è il vostro cervello. Perché il cervello di ognuno di voi è diverso da quello di chiunque altro. Ed è una struttura molto complessa, articolata, fatta di strati, in cui neuroni e cellule si organizzano nel formare una rete di comunicazione molto complessa. Il mio cervello, in alto a sinistra, così come il vostro, è organizzato anche in maniera tale per cui le sue diverse regioni svolgono compiti differenti. Alcune di queste ci permettono di muoverci, di sentire, di parlare e altre ci permettono di mettere insieme tutti quegli step la mattina per farci una buona tazza di caffè. La cosa però affascinante è che una struttura così complessa può essere modificata e in particolare possiamo agire nel lamentare o diminuire la facilità con cui le diverse regioni cerebrali comunicano le une con le altre. E questo avviene di solito in maniera naturale Dall'interazione tra due fattori, la genetica e la stimolazione ambientale, ovvero tutti quegli insiemi di stimoli a cui noi siamo esposti dal momento in cui nasciamo, il gioco, lo studio, lo sport, eccetera. Ma la realtà è che, in ambito di ricerca, possiamo controllare questa stimolazione in maniera più accurata. E parliamo quindi di tecniche di neurostimolazione, che possono essere sicure, invasive, indolori e che vengono utilizzate in clinica e ricerca per attivare dall'esterno i nostri neuroni e quindi indurre un comportamento. Io in particolare mi occupo di due tecniche. La stimolazione elettrica transcranica, che consiste nell'applicare una corrente a basso voltaggio sullo scalpo della persona, e la stimolazione magnetica transcranica, che, come dice il nome, fa utilizzo di un forte magnete in grado di attivare le popolazioni neurali sottostanti. Qual è il vantaggio di queste due tecniche? È che possono essere applicate in tanti contesti differenti. Prima di andare a dormire, oppure quando siamo al computer e stiamo svolgendo un compito. E possono essere ripetute in sessioni e cicli. E il nostro scopo alla fine è quello di andare a vedere se siamo effettivamente stati in grado di indurre un cambiamento. Ecco, uno potrebbe un po' chiedersi quindi: ma che cosa ci manca da fare, no? Le tecniche parrebbero essere già così avanzate, in realtà ci manca da capire meglio come avviene l'organizzazione cerebrale di ognuno di noi. Ci manca da capire come questa informazione può essere utilizzata per personalizzare gli interventi e tante altre domande a cui sicuramente ancora nemmeno abbiamo pensato. Ecco, nella mia ricerca cerco di rispondere almeno a alcune di queste questioni e guardo la struttura cerebrale di ognuno di noi come una rete di comunicazione, simile un po' alla rete dell'internet o a un sistema di trasporto aeroportuale o alla distribuzione della rete elettrica nazionale. In una nostra recente ricerca abbiamo quindi cercato di fare questo, di trasformare i classici dati di neuroimmagine tramite modelli matematici in un grafo cerebrale ovvero la possibilità di mappare le autostrade del cervello, capire come le nostre diverse regioni sono connesse e comunicano le une con le altre. Questo è stato applicato su circa 400 soggetti, in cui la mappatura del grafo individuale è stata fatta ed è stato poi applicato un modello matematico che fosse in grado di predire, dato il mio ingresso della stimolazione sul cervello, dove questa stimolazione si propaga e quindi quali sono le aree che ne beneficeranno. Ecco, il razionale è piuttosto semplice. Sappiamo infatti che in alcune malattie, pensiamo alla malattia di Alzheimer, alcune delle regioni cerebrali sono ipoattive e altre sono iperattive. Un'idea potrebbe essere quella di utilizzare la stimolazione per cercare di andare a bilanciare questo disequilibrio. Però ci rimane da capire dove possiamo stimolare. Ed ecco qui che averci una sorta di GPS del cervello ritorna utile. Voglio poter sapere qual è il mio miglior punto d'entrata di stimolazione per raggiungere quelle aree cerebrali che voglio poter stimolare. Il nostro modello quindi si è articolato in due fasi. Mappare l'unicità del cervello di ognuno di noi, le nostre autostrade, e costruire un buon GPS, che deve poterci dire qual è il nostro migliore punto di partenza per raggiungere uno stato target desiderato nel minor tempo possibile e a costi infer inferiori. Quello che il nostro modello predice è che quando consideriamo l'unicità del cervello di ognuno di noi e applichiamo questi modelli matematici, l'effetto della nostra stimolazione è molto migliore ed è più specifico. E qual è l'importanza di questo? è perché ci permette di concludere che utilizzare questo modello matematico può aumentare l'efficacia dei nostri interventi, può aumentare la replicabilità dei nostri studi, ma ci suggerisce anche l'importanza della multidisciplinarietà e di rappresentare la risposta cerebrale tramite modelli matematici. Ecco, questo è importante perché le tecniche di neurostimolazione vengono applicate dalla neurologia nel dolore neuropatico, l'ictus cerebrale, malattie neurodegenerative alla psichiatria, con le dipendenze, il disturbo ossessivo compulsivo o eh, post-traumatico da stress. E fa tutto parte della cosetta medicina di precisione, che è la medicina del futuro, ovvero la il riconoscimento dell'unicità cerebrale, dell'impronta digitale di ognuno di noi e dalla personalizzazione del trattamento in questo punto di vista. Ecco, vorrei anche considerare il fatto che la ricerca non la si svolge mai da soli. E questo implica che un grossissimo grazie ai miei collaboratori, sia dell'Università di Padova sia dell'Harvard Medical School. E fino a un grazie a voi, perché siete stati curiosi, siete qui presenti, e penso che questa sia la parte più importante di questo tipo di progetto. Vorrei che almeno qualcuno di voi uscisse da questa stanza con una passione per le neuroscienze, e che qualcuno, soprattutto più, tra i più giovani, desiderasse nel futuro di essere un nostro neuroscienziato.